E quindi è chiaro che questo governo, pensate anche al distanziamento, alle norme, non si è mai preso, voi avete visto, questo governo non si è mai preso una responsabilità immediata, l'ha diluita, comitati tecnico-scientifici, task force, regioni, enti, cioè è tutto un, non c'è uno che arriva lì, si mette la faccia e dice bene signori, adesso si apre e se va male pago io, vi do io la garanzia. No, sono tutti lì. I più bravi sono i democristiani. Ridevo perché c'era l'altro giorno parlavo con un amico e dicevo, e abbiamo notato che nei momenti più difficili i democristiani, quelli di matrice democristiana, sono i più furbi. Franceschini, che è un democristiano, giovane vecchio democristiano, insomma, senza la mia età, forse un anno più di me, durante il periodo di crisi, lui è ministro, no? È scomparso. Adesso pare riapparire, sono forti. Sono proprio forti, però vi assicuro, non pensano a cosa accadrà. Di fatto prendono ordini dal punto di vista della politica economica, da Bruxelles, da Strasburgo, dall'Unione Europea, quello fanno. Ma non pensano a quello. Loro pensano, dico, caspita, ma se cade il governo, Conte avrà già pensato, ma se cade e fanno un altro governo, magari con Draghi, io faccio ministro? Guardate che è così, eh.